surreale. Poi c'è Renata. Renata è una donna di 30 anni che vive a Nardò, in provincia di Lecce. Renata Fonte è la mia mamma. E il suo modo di essere donna e personaggio pubblico insieme è un esempio di cui non potrei essere più fiera. Lei è stata una delle prime donne in politica, parliamo degli anni Ottanta, in cui sicuramente essere donna impegnata in politica in una società dei forti retaggi culturali maschili era sicuramente difficile. E io che la guardo con gli occhi di una figlia, riconosco in lei la vera essenza di una donna, perché credo che il vero impegno sia quello che nasce dall'essere madri, mogli, professioniste insieme. Renata è una donna molto attiva, impegnata politicamente. Fa l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, eletta al comune nelle file del Partito Repubblicano. Allora siamo alla metà degli anni Ottanta. Nel 1982 viene eletta al Consiglio Comunale di Nardò, è la prima donna del Partito Repubblicano ad essere eletta e il partito esprime dopo moltissimi anni un consigliere. È tra i fondatori di un movimento per la salvaguardia del parco di Porto Selvaggio e denuncia progetti di speculazione sul parco sia in radio che in televisione, e questa è la battaglia che le costerà la vita. C'è un posto nel comune di Nardò, un parco bellissimo, che si chiama Porto Selvaggio. Boschi, un mare azzurro che si addentra nella costa creando grotte subacquee e paludi. Insomma, un posto bellissimo. Si sta discutendo una modifica del piano regolatore che dovrebbe autorizzare lo sfruttamento edilizio di parte del parco. Ma Renata non ci sta e si batte, sia in comune che fuori. Ai microfoni di una piccola radio privata, Radio Nardò 1, perché questo non avvenga. La sera del 31 marzo 1984, Renata Fonte esce da una seduta del Consiglio Comunale ed è quasi arrivata a casa, dove l'aspettano le figlie, quando due uomini le sparano addosso 3 colpi, uccidendole. Le indagini portano all'arresto e alla condanna dei 2 esecutori materiali dell'omicidio e di uno dei mandanti, Antonio Spagnolo, il primo dei non eletti al comune dopo Renata Fonte, che invece era stata eletta a sorpresa dalla gente di Nardò. Antonio Spagnolo è colui che le è succeduto in consiglio comunale in quanto primo dei non eletti, e la sentenza dice che lo Spagnolo dà ordine di uccidere per un risentimento, in quanto l'elezione della mamma è stata assolutamente inaspettata, non prevista. Quindi dà ordine di uccidere per un risentimento, ma per un interesse, cui si aggiunge un interesse più vasto, di personaggi che vedevano in quella poltrona l'unico modo per realizzare obiettivi altrimenti non realizzabili. Quindi Spagnolo diventa consapevole strumento di una trama di interessi più vasti e spregevoli. Dopo moltissimi anni, ancora i soci occulti di Spagnolo non sono stati assicurati alla giustizia e la verità non è venuta fino in fondo, come accade per molti delitti di mafia. Anche il nome di Renata Fonte viene scandito nella giornata della memoria assieme agli altri 40 nomi delle vittime innocenti della mafia in Puglia.